di Lapo Pistelli con cui aveva combattuto le primarie del 2009, ve lo ricorderete, lui diventa sindaco di Firenze dopo aver vinto le primarie del 2009 e fra gli avversari c'era anche Lapo Pistelli, che non era uno qualunque, ma è stato uno dei suoi mentori, uno dei suoi maestri, uno che l'ha formato insieme ad altri, tra cui Rutelli. In un'altra epoca c'è stata la rottamazione di Enrico Letta, la più famosa, il regicidio in questo caso, la defenestrazione del fratello. Però è una vita che Renzi pianifica, diciamo così, questa vibrante ascesa, perché nel libro racconto. Io ho ritrovato i giornalini del liceo su cui lui scriveva, tra l'altro naturalmente giornale fondato da Renzi, ci mancherebbe altro, figuriamoci se non poteva fondare, non fondare un giornale, figuriamoci se non si poteva candidare alla rappresentanza di istituto, ed è l'unica sconfitta, a parte le primarie del 2012, che ha avuto perché un compagno di scuola riuscì a batterlo e poi anni dopo si ritroveranno in consiglio comunale insieme e lui, questo ragazzo, che lo aveva sconfitto all'epoca, diventerà uno dei suoi consiglieri comunali. Ecco, su questo mensile che si chiamava Il Divino, tanto per cambiare, il Divino Mensile, ho ritrovato questo editoriale che Renzi scrisse, era il 92, quindi Renzi era molto giovane, aveva 16 anni. La DC era scesa per la prima volta sotto il 30%, quindi un dramma per Renzi, no? La DC che scende per la prima volta alle elezioni politiche sotto il 30% è un evento drammatico. E Renzi scrive queste cose per dire, adesso, dopo questo risultato pietoso, io che credo in questo partito, vi dico questo, Gava, Prandini, tutti quelli che si oppongono al rinnovamento devono andare a casa. Aveva 17 anni e già voleva rottamare delle persone, voleva rottamare i vertici del Partito della Democrazia Cristiana. Quindi c'è un certo filo conduttore, no? Che ritorna, che riemerge. Naturalmente a quell'epoca era giovane e non aveva ancora il gusto del marketing, quindi la parola rottamazione, che è quella che ha coniato e tirato fuori in un'intervista, ahimè, dico ahimè, a Repubblica perché sono i concorrenti. Nel 2010 ve la ricorderete, no? La rottamazione, quella parolina che si ficca in testa e che è ormai 4 anni che ci portiamo appresso, che è entrata nei titoli di giornali, come le intercettazioni, no? I furbetti del quartierino, tutte cose che sono fatte per ficcare, sono dei jingle pubblicitari fondamentalmente, e si rimangono, e rimangono nella testa. Benissimo, era troppo giovane per inventarsi quella roba del genere. Però già voleva mandare a casa delle persone e come si vede però la carriera politica è costellata di questi episodi, no? E ve ne ho citati qualcuno. Tra l'altro la cosa interessante è che non è che si libera, diciamo così, per non usare altre formule un po' più truci, degli avversari, si libera anche dei compagni di viaggio, dei compagni di avventura, di quelli che lavorano con lui. Io cito, quando racconto questi episodi, cito sempre le primarie del 2012. Perché le primarie del 2012 servono a capire molto, diciamo, un po' di Renzi da questo punto di vista del feroce rottamatore. La squadra del 2012 era molto connotata politicamente, se vi ricorderete c'era Gori, c'era Zingales, c'era Ichino, Renzi diceva che il liberismo è di sinistra, tutte cose che non gli hanno portato bene perché contro Bersani ha perso per tanti ragioni, ha perso anche perché gli italiani certe volte arrivano un po' in ritardo sulle cose, a un certo punto era partito il tormentone, ah se c'era Renzi, in effetti se c'era Renzi alle elezioni del 2013 probabilmente le cose sarebbero state diverse, no? Perché la differenza, quei 16 punti percentuali fra le elezioni europee di oggi e le elezioni politiche del 2013 stanno in questo, stanno nel valore aggiunto della leadership, no, di Renzi. Non a caso sui giornali abbiamo parlato del PDR, è nato il PDR, il partito di Renzi, cioè aggiungere una R al PD, perché è il valore aggiunto che la sinistra non aveva avuto finora, perché altre esperienze si sono rivelate fallimentari, pensate a quella di Veltroni, che è quella che si avvicina di più da questo punto di vista, quella di Bersani è stata una parentesi, è stato il ritorno del partito ditta, del partito socialdemocratico, tra virgolette, pesante, che sta sul territorio, non il partito della leadership, anche se quella di Bersani in realtà era un po' una leadership, perché Bersani
È quello delle cucchiaiate, no? Andava in televisione a dire voglio un po' di lavoro, un po' di democrazia, un po' di repubblica, un po' di leadership. Si faceva come me, si metteva le camicie bianche, se le tirava su e si presentava sui manifesti elettorali col suo faccione. Anche quella era personalizzazione, la mefistofelica personalizzazione che è stata rinfacciata a Renzi. Benissimo, nel Però 2012. Bersani arriva dopo il fallimento di Veltroni e Renzi sembra riprendere in mano quel tipo di partito, il partito leggero che insomma non è che ha prodotto grandi risultati. Ora però sì, ora c'è un C'è un 40%. 40% però alle europee. Questo è vero, infatti non bisogna Cioè sommare. pure il PC nell'84 scavallò la Democrazia Cristiana e poi qualche anno dopo chiuse proprio bottega. Sì, questo è vero, però il problema è che il punto è che adesso non sembrano esserci alternative, cioè le situazioni politicamente erano diverse. Quando c'era Veltroni, Berlusconi non era come adesso, diciamo così, non, Forza Italia non aveva quel risultato come quello delle ultime europee. So che sono cose diverse perché l'elezione del Parlamento europeo è diversa dall'elezione politica, però queste europee hanno avuto un significato politico ben determinato, soprattutto rappresentato da quello che cercavo di dire prima, cioè dal fatto che c'era Renzi, ma non perché c'era Renzi in quanto tale, non è che sto facendo l'apologia di lui, sto raccontando il valore del fatto che per la prima volta a sinistra c'è una leadership che è diversa da quella di Veltroni, perché Veltroni aveva dimostrato una mancanza di coraggio che l'altro, se non altro, ha avuto. Poi che succede nei prossimi mesi non lo so, io dico sempre che non sono il futurologo, faccio il giornalista, mi baso sui dati di fatto e su quello che vedo. Però per tornare alla cosa del 2012, almeno finisco questo concetto, la squadra del 2012 è stata asfaltata da Renzi perché non ce n'è più rimasti più in piedi più uno. Gori è andato a fare il sindaco di Bergamo, Ichino è andato a Scelta Civica, uno potrebbe dire è problema suo. Zingales è tornato a insegnare a Chicago, poi Renzi l'ha chiamato mettendolo nel CDA dell'ENI. Da Empoli, che era l'ideologo del renzismo, Giuliano Da Empoli è stato assessore a Palazzo Vecchio, figlio di Antonio Da Empoli, consigliere economico di Craxi. Io nel libro lo chiamo il Peter Mandelson di Renzi, perché è quello che aveva più visione, è quello che ha studiato di più, è quello che poteva dare un architrave, è una sovrastruttura ideologica che, anche se Renzi si sentisse parlare di sovrastruttura ideologica, gli si accapponerebbe la pelle, perché Renzi è il contrario, no? È post-ideologico, tutte queste cose gli sembrano pesanti, anche se in realtà sono utili, perché non è che può essere tutto volatile. Anche lui è sparito, è andato a Parigi in esilio. Tra l'altro, qui devo raccontare un episodio, nel senso che io ho una responsabilità in questo, perché fece un'intervista da Empoli che fece irritare Renzi e fece irritare anche l'allora vertice del PD Bersani, che gli dissero: te da Empoli non lo metti né in Parlamento né al governo Letta. E a un certo punto Renzi non l'ha neanche difeso perché voleva liberarsene, quindi ce lo siamo persi. Ora è tornato a fare il consigliere politico a Palazzo Chigi, perché non si sa che vuol dire consigliere politico, vuol dire tutto e nulla. Insomma. E questo era per fare la storia di Renzi in versione divoratore di figli. Ora, questa era la parte della distruzione degli avversari e dei compagni di viaggio. Ora, se poi verrà metaforicamente sconfitto, per restare sempre a Machiavelli, questo non lo so, lo vedremo. Quello che colpisce è l'assenza di alternative. Il centrodestra fondamentalmente. Mi dispiace dirlo perché ci sarebbe anche bisogno di un'opposizione liberale che non c'è stata. Mi faceva sorridere Berlusconi che alle ultime europee diceva: ah, finalmente se Forza Italia farà un ottimo risultato alle elezioni europee, lo diceva serio, questa è la cosa che faceva sorridere, finalmente potremo fare tutte le riforme, che poi non c'entrava nulla perché le elezioni europee non sono non hanno ricaduta effettiva nel Parlamento italiano, insomma potremo avviare tutto quelle. Si sente nulla? Funziona? Mi sentite? Benissimo. Quando Berlusconi, non so se dove siete rimasti, spero non a 20 minuti fa, sto scherzando.
quando Berlusconi diceva le elezioni europee adesso potremo fare quella rivoluzione liberale che non è mai stata fatta, gli volevo dire: oh, Bischero, tu la dovevi fare te, tu c'eri te prima, è un po' bizzarro che ti arrivi adesso nel 2014 a dire che tutto quello che non hai fatto lo vorresti fare ora. E tant'è che qualcun altro ha iniziato a prendere anche metaforicamente il suo posto, a occupare i suoi spazi. Renzi da questo punto di vista rappresenta non il berluschino come qualcuno lo definisce, però rappresenta una cosa che in Italia a sinistra non c'era mai stata recentemente. C'è un partito che si chiama in inglese catch all, piglia tutto. Se vedete, a un certo punto dopo le elezioni Scelta Civica è stata svuotata, ha cominciato a prendere deputati da lì, Andrea Romano, il capogruppo, SEL, c'è stata questa la chiamo transumanza in maniera ironica, spero non sia offensiva, però insomma si sono rimessi anche lì e sono andati a far parte del gruppo misto con la prospettiva di unirsi prima o poi al Partito Democratico. Non ci sono alternative, la sinistra interna del PD ha iniziato a fare queste riviste, iniziative di corrente, non è una brutta parola corrente tra l'altro, nonostante qualcuno dica che vanno chiuse, però non sono incisive, no? Ogni tanto Bersani torna, si affaccia e dice, presenta Letta come commissario europeo, ve lo ricorderete la settimana scorsa, però arrivano fuori tempo massimo. La verità è che dovevano accorgersi del fenomeno Renzi, tra virgolette, quando vinse le primarie del 2009. E mi sembrava ridicolo, io ho assistito a Firenze a tutta una serie di cose un po' bizzarre, quando Renzi faceva le Leopolde, subito c'era una contromanifestazione organizzata dal PD, allora guidata da Bersani. Mi ricordo, prima Leopolda, in contemporanea, nella stessa ora, nello stesso giorno, a 300 km di distanza, Bersani organizza la riunione dei segretari di circolo dei PD di tutta Italia. L'anno dopo c'era un'altra roba, se c'era probabilmente gli amministratori di condominio targato PD, Bersani organizzava pure quella. E cosa hanno fatto tutte queste iniziative? Hanno reso simpatico Renzi anche a chi non gli stava simpatico, perché è scattata da un certo punto di vista quel tentativo di demonizzazione che abbiamo visto negli anni applicato a Berlusconi. Ora, io non penso che Renzi sia la cosa migliore che potesse capitare, penso che sia criticabile da un sacco di punti di vista e penso che sia giusto che i giornali facciano questo e non che costruiscano narrazioni meravigliose o storytelling, come si dice, quelli più raffinati sull'inglese. Penso che ci siano delle cose che non funzionano e questo cercavo di spiegarvelo prima. Penso che ci sia bisogno anche di una classe dirigente, che non si possa guidare un paese da soli. Penso che tutto questo non si sia visto e penso che questa sia la parte più deficitaria a cui si sia assistito finora. Ed è una cosa che tra l'altro nel libro, nell'intervista che faccio a Peter Mandelson, lo riconosce. E qui chiudo, perché si fa un paragone spesso anche fuorviante con Tony Blair, fra Renzi e Tony Blair, e le differenze sono varie, tra cui uno il fatto che Tony Blair arriva al governo dopo 3 anni alla guida di partito, Renzi ci arriva dopo 2 mesi, quindi la rivoluzione nel PD o nel partito è stata interrotta perché congelata. L'altra cosa è che Tony Blair era Tony Blair perché aveva con sé Peter Mandelson, Alastair Campbell, Gordon Brown, cioè aveva non semplicemente uno staff, una squadra, era una classe dirigente. Io, se dovessi domandarmi e domandare a voi qual è la classe dirigente di Renzi, potremmo discuterne. Grazie. Ecco, da come presenti Renzi, Renzi potrebbe essere anche una necessità in attesa di qualcos'altro. Cioè, in questa fase c'è Renzi, il partito si ristruttura, perché poi il partito non è ancora nelle mani di Renzi pienamente, il partito ristrutturandosi pone una nuova leadership che poi potrebbe entrare in contrapposizione a Renzi magari in vista delle prossime elezioni. Che ti posso dire, penso ad esempio al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. C'è chi dice per carità, però vabbè, come dire, le dinamiche di partito noi purtroppo non le controlliamo, magari. No, ora mi dispiace dirlo, ma Zingaretti ha avuto delle occasioni, non le ha sfruttate, tante volte si... Oppure ha aspettato il tempo suo. Sì, però ora non è più tempo di aspettare questo, la storia di Renzi ce lo racconta. Ora vorrei dire in questo che c'è un lato molto positivo nell'ansia di Renzi di non aspettare.
nel fatto che c'era una generazione che è sempre rimasta inchiavardata e rinchiusa in uno sgabuzzino perché non gli è stato consentito di fare altro, arriva uno, cioè Renzi, che ha la fortuna anche di non appartenere ad alcune logiche perché era esterno, viene da un'altra città, viene da dove vengo io, da Firenze, cioè non ha vissuto la capitale in alcuni aspetti politici più deteriori, quindi si poteva permettere di essere in marziano, no? Come si presentava in questo dualismo fra il partito dei territori, degli amministratori e quello dei parlamentari, quante volte l'ha detto. Zingaretti penso che abbia perso molte occasioni quando ce l'ha avute, e penso che si poteva candidare prima al congresso invece di fare candidare Civati o Cooper lo stesso, che non si è rivelato propriamente brillante, una bravissima persona, un intellettuale, una persona che ha studiato, solido, ma gli mancava. Ora mi sembra difficile arrivare a festa finita, non so come dire, cioè non ce lo vedo Zingaretti, non, anche se gli riconosco delle qualità interessanti dal punto di vista della gestione del partito, che per esempio Renzi forse non aveva perché non gli interessava. Vi ricordate, all'inizio neanche voleva farlo il segretario, diceva, il libro si apre con una serie di dichiarazioni fatte da Renzi prima che si contraddisse. Io segretario del PD non sono la persona adatta, Enrico stai sereno, voglio ricandidarmi sindaco puntualmente. Quindi non lo so, non mi sembra Zingaretti proprio l'avversario migliore per sfidarlo. Chi era Renzi prima di diventare sindaco di Firenze e dopo l'esperienza scolastica di cui ci hai parlato? Sì, vabbè, quella era per fare colore. Hai la stessa età di Renzi? No, io ho 30 anni. Più giovane. Però secondo me, scusa, ti ha mandato al più paese anche Renzi, anche a te. In che senso? Perché? Vabbè, aspettate però, le considerazioni, no. Scusate, aspetta, aspetta. Io scusa, non ho votato, signora, qui, signora, però trovo che signora, dopo tanti anni scusi, la signora, di, signora, per un Renzi, signora, deve dare retta a me, sotto. Scusi, signora. No, no, ma le rispondo. Un attimo, no, allora, va bene la risposta adesso, però c'è il quarto d'ora finale, sì, con le domande. No, no, è no, no, mi fa piacere. Ti capisco. Poi sono fiorentina, per cui insomma... Sì, sì, sono fiorentino come lei, non c'è problema a rispondere. No, guardi, casca benissimo. No, le volevo... Sì, sì. No, nel senso... Mi sento, no, no, no. Non sputo, sente. Che dopo tanti anni finalmente avete questa fortuna. No, avete cosa? Cioè, avete no, cosa? No, 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 così no però, Allora, o c'è la domanda, la discussione no. Posso provare? Sì, dai, posso dare. Siccome sembra che sia un... Io pensavo... Signora, scusi, siamo qui per la presentazione del libro. Ha posto la domanda, lui gli darà la risposta, le darà la risposta e noi proseguiremo con l'intervista. Scusi, amica mia, perché sennò diventa una caciara. Questo è poi il problema. No, come si dice in consiglio comunale, vorrei rispondere per fatto personale. Sì, posso, rispondi, grazie. Per fatto personale. Va bene. No, nel senso che io non è che sputo sentenze, faccio il giornalista, faccio il cronista, poi mi permetto di dare di fare delle analisi con cui uno potrà non essere d'accordo, ma non è il mio mestiere fare apologie o raccontare. Cioè, poi uno può essere d'accordo o no, io porto, credo, dei dati di fatto, una verità parziale che è la mia e non pretendo che sia la sua, quella, non vengo qui a imporla, vengo a raccontare quello che ho scritto, non faccio il vetero comunista o l'antirenziano, penso anche però che non ci sia bisogno di una classe giornalistica che si stende tutte le volte che arriva un nuovo leader, basta, faccio il mio mestiere. Ok, e a parte la discussione sul giornalismo italiano, che insomma magari facciamo un altro convegno, chi era Renzi prima di diventare sindaco di Firenze? Renzi era il presidente della provincia di Firenze, era il presidente della provincia di Firenze e la provincia di Firenze è stato il suo laboratorio politico, di marketing, di comunicazione, dove si è affinato, dove ha imparato un sacco di cose che poi negli anni sono tornate. Per esempio la famosa Leopolda, voi pensate che sia la Leopolda del 2010, la prima Leopolda su cui... In realtà no, Renzi ne aveva fatta già una nel 2007, ne aveva fatta già una nel 2006,
Non si chiamava in quella maniera, si chiamava la stazione delle idee, e Renzi voleva fare una cosa più rivolta agli studenti, ai ragazzi, ci andava Carlo Conti e Beppe Fioroni a quei tempi, che forse Fioroni lo conoscete, mi sa, da queste parti. Sì, infatti si presenta come, diciamo, renziano locale. Sì, mi hanno detto, ora poi questo magari ne parliamo dopo, ma mi hanno detto c'è una corrente dei renziani di Viterbo che è un po' particolare, è vero? Sì, diciamo, un po' particolare. Benissimo, poi ne parliamo, però ne parliamo dopo magari di questo. Lì aveva inventato questo genio fiorentino, che era una kermesse, una convention che si svolgeva tutti gli anni, dove una volta andò anche Andreotti e ci fu questo simpatico siparietto dove Renzi, naturalmente per fare gli onori di casa, gli offrì la poltrona per mettersi a sedere e firmare il registro, e Andreotti se ne uscì fuori, non ricordo che ero lì presente, Presidente, non una poltrona non la dia neanche mai in affitto. E questo diceva molto sia di Andreotti sia di quello che gli augurava, cioè del fatto che di fare una, diciamo così, una carriera importante, che poi insomma si è verificata per quanto riguarda Renzi. E questo era il suo laboratorio politico, dove poteva allacciare relazioni, contatti, tutte cose che poi Renzi ha speso nel corso del tempo, e questo appunto non è un male, è utile, è giusto che Renzi non nasca soltanto con le primarie del 2009, non nasca soltanto nel congresso del 2013, non nasca soltanto quando arriva a Palazzo Chigi, nasce molto prima naturalmente, è giovane ma è in politica da tanti anni, ed è giusto, perché la retorica per cui adesso in politica ci deve andare, come pensa qualche movimento, che tutti possono fare politica, tutti possono essere parlamentari, è sbagliata. Penso non sia giusto, penso che in politica ci sia bisogno di esperienza, penso che questo non vuol dire che poi uno debba stare sempre lì attaccato alla poltrona e non liberare, penso che però questo non è che si debba fare sempre l'associazione che è giovane, uguale, bravo, però penso anche che il professionismo in politica non sia una brutta parola. Penso che quando si arriva a pensare che leninisticamente anche la cuoca può diventare capo di Stato, non si sia capito nulla. E vi invito a vedere cosa sta succedendo a Livorno, dove il PD ha perso e c'è un ingegnere aerospaziale a fare il sindaco, che ha esordito dicendo in una città dove non c'è soldi, adesso trasporti gratis per tutti, e il secondo giorno è arrivato in consiglio comunale e non aveva la giunta, e si è presentato accanto con un cowboy che illustrava la nuova giunta, e dopo 48 ore un assessore nominato gli è stato tolto le deleghe perché si sono accorti che non rispettava il non statuto, insomma una roba agghiacciante, cioè voglio dire... Non so se ho risposto. Sì. Ecco, l'ambiente di riferimento però del Renzi prima del 2009, tu hai parlato, sì, di presidente della provincia, ecco, quali erano i gruppi imprenditoriali cui faceva riferimento, i partiti a cui faceva riferimento? Che ti posso dire? Berlusconi è stato partorito dal craxismo, Renzi? Dallo scautismo, nel senso che Renzi non è che avesse, ho capito cosa vuoi dire, quegli imprenditori arriveranno dopo naturalmente, arriveranno quando Renzi sta per conquistare la città, sta per diventare sindaco di Firenze, qualcuno se l'aspettava e ci sperava, e quindi una cordata di imprenditori fa un investimento su di lui. Oddio, in realtà aveva fatto un investimento anche su Pistelli, perché a un certo punto uno dei due vince, quindi in ogni caso, e questo è il ragionamento di qualche imprenditore, da qualcuno sarà rappresentato, no? Però a quei tempi era giovane, cioè Renzi diventa, fa il segretario provinciale del Partito Popolare, fa in tempo a fare il segretario provinciale del Partito Popolare, fa in tempo a fare il segretario della Margherita, non è che avesse bisogno di poteri forti, se era quella la domanda, siccome questa cosa poi in Italia torna spesso. Ma perché tornano spesso i poteri forti?
Sì, ma a 26 anni diciamo, non c'erano i poteri forti, c'era un'altra roba, c'era una cosa molto più, se volete, provinciale, ma nel senso non deteriore del termine, era una storia di paese, anche come una storia che conosco anch'io, cioè nel senso era un ragazzo di Rignano sull'Arno che faceva gli scout, che era molto veloce, intraprendente, che frequentava una delle licee classici, che aveva frequentato prima, una delle licee classici più prestigiose di Firenze, dove nasce la classe dirigente di Firenze, come si suol dire, poi non è vero nulla in realtà, sono quei luoghi comuni, quegli stereotipi. È molto rapido, è più rapido di tutti gli altri, inizia a usare i social network anni dopo, quando gli altri non sanno nemmeno che roba è Twitter. Era questo, poi era il portaborsa di Lapo Pistelli, nel senso che era l'assistente parlamentare. Questa era la sua carriera politica, diventa presidente della provincia per cooptazione, perché ancora non c'era l'epoca delle primarie e quindi in un tavolino di DS e la Margherita decisero che il giovane ragazzo, men che 29enne, perché diventa presidente della provincia a 29 anni, doveva fare lui il presidente della provincia. E da segretario della Margherita aveva fatto vedere i sorci verdi a quello che allora era il sindaco di Firenze, che è Leonardo Domenici, perché da capo della Margherita cominciò a fare una guerriglia, come si fa in tutti i partiti, come fanno tutti i candidati, perché voleva avere più assessori, faceva il segretario di partito, cioè scalpitava, rompeva le scatole, gli voleva creare una crisi di giunta, e Domenici per risolverla gli disse: senti Matteo, io non ce la fo più, vuoi fare il vice sindaco? E Renzi gli rispose: il vice sindaco io? Figurati se Renzi può fare il vice di qualcuno, no? Nel senso, e infatti il vice sindaco l'ha fatto. E poi anni dopo Domenici, che non ha avuto, mi dispiace dirlo, molta lungimiranza, in una famosa assemblea fiorentina dove si stava decidendo un po' le sorti delle primarie di Firenze, lo invitò a non candidarsi alle primarie di Firenze e di farsi un altro giro in provincia. E Renzi non ha dato retta quella volta, non gli ha dato retta questa volta, si è candidato alle primarie e ha vinto, perché è giusto così. Quando un partito e una serie di signori un po' agee, diciamo così, ti dice non fare una cosa, è giusto farla, perché non siamo al banco della Coop dove bisogna aspettare che arrivi il proprio turno, le cose bisogna prendersele, su questo c'ha ragione. Sì, più che uno scout, un provinciale sembra l'ultimo dei giacobini per come si muove, no? Cioè la capacità di anticipare, la velocità, il far fuori anche i gruppi che lo hanno spinto e che l'hanno portato laddove è arrivato. Ecco, la domanda è: la velocità è tutto in un leader moderno? È molto, diciamo, perché non è più questa l'epoca in cui si può procrastinare, in cui si può demandare. Ci sono alcune cose che questa classe dirigente precedente a Renzi non ha fatto e che doveva fare, che è il fallimento degli ultimi 20 anni. Cioè, se Renzi si trova anche a fare una serie di cose, poi vediamo se le realizzerà, la riforma del Senato, la legge elettorale, la disoccupazione, vorrei che dopo passata sta sbornia di riforme costituzionali, ci si preoccupasse del fatto che la disoccupazione giovanile è molto alta, che a differenza di altri paesi come la Germania gli ammortizzatori sociali non hanno fatto un cavolo, e che c'è una generazione che è quella di cui io faccio parte, ora io sono fortunato perché non sono precario, lo sono stato, poi a un certo punto è arrivato qualcuno che ha creduto in me e mi ha assunto, ma tanti ragazzi della mia età che fanno anche questo mestiere, che lo vorrebbero fare, che sono anche più grandi di me, che magari hanno 35 anni o hanno 40 anni, io parlo del giornalismo perché è la cosa che conosco ed è secondo me uno dei settori più in crisi. Vorrei che ci si iniziasse a occupare anche di questo. Renzi è molto rapido nel dare titoli di giornale, è stato molto rapido al Parlamento europeo quando ha catturato l'attenzione di tutti. E su Telemaco, abbiamo fatto i titoli su Telemaco, tra l'altro mi farebbe piacere ricordare che Telemaco non era esattamente un rottamatore, visto che lo però lasciamo stare. È stato molto bravo nell'inventarsi una polemica che non c'era, perché se andate a rivedere la traduzione del presidente della Buba alla Bundesbank, non ha detto quella cosa su cui i giornali hanno titolato, ha detto un'altra roba, aveva ricitato semplicemente il discorso che Renzi aveva fatto.
Infatti se guardavate i giornali tedeschi del giorno dopo non c'era nulla di tutto. Non c'era nulla di tutto questo, i giornali italiani erano pieni della guerra fra Germania e Italia. Non era vero, non c'era nessuna guerra, non c'era stata, c'è un problema diverso che è su cosa vogliamo fare di questa Europa. E il dibattito non è soltanto sul famoso contrasto fra austerità e flessibilità e qualche altra cosa, è un'occasione persa. Queste elezioni europee sono state un'occasione persa perché per la prima volta si poteva parlare fra quelli che pensano, che hanno una visione irenica dell'Europa, per cui l'Europa sono i voli low cost, i voli Erasmus, una cosa meravigliosa, che non è tutto così, e fra gli europeisti scettici che dicono che l'Europa è preda delle banche e delle tecnocrazie, queste elezioni potevano essere l'occasione per trovare una famosa terza via, una via di mezzo, che è l'unione di queste due cose, che l'Europa non è il posto più bello del mondo e che non può essere questa roba qua per cui è soltanto una realtà economica e non una realtà politica. E da questo punto di vista Renzi, per tornare alla domanda, è molto rapido perché in campagna elettorale quante volte ha parlato degli Stati Uniti d'Europa? Un sacco di volte. Erano titoli di giornale, anche perché io poteva fare altre più diversamente, sarebbe un processo lungo. Penso che sarebbe una cosa molto bella e molto interessante. Penso anche che la redditività sia giusta non soltanto nei titoli di giornale, ma nel saper prendere le decisioni. Lui a un certo punto si è preso una responsabilità, poteva fallire, che era quella di a un certo punto defenestare Letta in streaming, perché quello è successo nella famosa direzione. Si è preso un rischio, l'ha fatto con le cattive, l'ha fatto, come dice Mandelson, in maniera spietata, l'ha fatta machiavellicamente. Si è contraddetto, tutto quello che volete. Io continuo a me non me ne importa nulla se poi avevo ragione lui per il 40%, perché tra l'altro se non avesse preso il 40% saremmo stati a dirgli che era stato un errore, ha avuto il 40% e quindi è un vincente. Penso che le modalità possano essere discutibili, penso che ci avesse ragione lui nel prendere quella decisione, perché probabilmente se c'era Enrico Letta, non so cosa si sarebbe successo a queste elezioni europee, penso che il PD non avrebbe preso il 40%, penso che il Movimento 5 Stelle avrebbe preso molto più di più e avrebbe preso quelle cifre che tutti noi giornalisti e sondaggisti dicevamo. Poi è stato un flop clamoroso perché i sondaggisti sparavano 28%, poi questa cosa non si è verificata, guardate bene, non si è verificata, credo ormai si possa dire, per i famosi milioni di indecisi, perché, perché nell'epoca della volatilità si è capito un'altra cosa, e questa è l'epoca della disintermediazione, la famosa epoca della disintermediazione, dove i corpi intermedi, i sindacati, i partiti non possono avere più il ruolo che avevano prima. C'è bisogno di un rapporto diretto, che non deve sfociare in un'altra roba, nel populismo, nel plebiscitarismo, fra l'elettorato e il leader. Renzi da questo punto di vista ha fatto questo. E se avesse seguito lentamente il corso dei tempi e della anche burocrazia di partito, probabilmente non sarebbe qua lui. Che cosa saremo noi fra qualche mese? Quello non lo so. Quello non lo so, anche perché a proposito della rapidità, è rapido nel dire che c'è bisogno di mettere 80 euro in più in busta paga, ed è una cosa giusta. Non è giusto che questa cifra non sia estesa agli incapienti. Penso che, se è vero quello che ci hanno detto, il prossimo anno ne potranno beneficiare anche loro. Penso che non sia né da gufi né da rosiconi interrogarsi se queste coperture mitologiche, coperture ci saranno. Non può essere tutto chiuso sempre rapidamente, per usare questa parola, nel momento in cui qualcuno muove una critica, no? Non siamo tutti rosiconi, non siamo tutti gufi, non siamo lì tutti ad aspettare che ci sia una buccia di banana su cui Renzi inciampi. Ci sono anche quelli, però sono gli infelici che vogliono che tu sia infelice, ed è una categoria a cui non vorrei appartenere. Penso che ci sia bisogno di un distacco critico, un divertito distacco, anche giornalisticamente, ma anche politicamente, per cui non bisogna, quando Veltroni, Veltroni alcune cose giuste le azzecca, quando Veltroni fa quelle interviste e lo invitava Renzi ad assumere una certa profondità, aveva ragione, ma non era la profondità
di quelli che si mettono lì a leggere, devono fare anche quello, e poi si dimenticano della realtà circostante, una certa profondità per capire che l'Italia è complessa, che non può essere semplicemente, ci sono alcune cose che non possono essere rottamate come fa Renzi, che vive sempre nel tempo, Renzi vive costantemente nel tempo presente, ed è giusto per un leader moderno, però poi se quelli che ti stanno intorno devono costruirti la realtà per cui la tua affermazione si trasformi nel detto fatto, in questo caso quello che gli deve costruire la realtà è Padoan per quanto riguarda l'economia, no? Cioè, voglio gli 80 euro, e poi c'è Padoan che arriva e gli costruisce la realtà intorno. Questo potrebbe essere rischioso, mi limito a dire così. Va bene? Grazie. Tu scrivi, c'è un bel capitolo nel libro dedicato proprio alla leadership, no? E David ricostruisce tutta una serie di aspetti tipici di una leadership moderna e tipici appunto di Matteo Renzi. Ci sono due aspetti, oltre al Matteo Renzi distruttore dei corpi intermedi, no? E per certi aspetti anche distruttore degli strumenti di partecipazione sociale, perché poi i corpi intermedi sono stati anche quello, sono stati anche e sono anche i sindacati che difendono i lavoratori, nel bene e nel male, comunque quello sono, no? Tutto il mondo dell'associazionismo e via discorrendo. Oltre a Renzi, appunto distruttore dei corpi intermedi, c'è anche l'analisi della bio-leadership e del leader antiromano. Ce la puoi un po' raccontare, soprattutto la bio-leadership, che è interessante, richiama il biopotere di Foucault. Sì. No, questo paragrafo, capitolo. È un'analisi della leadership di Renzi, a cui all'interno racconto anche di questa bio-leadership, che non è soltanto negli aspetti più divertenti, tra virgolette, per cui Renzi a un certo punto ha avuto anche una trasformazione fisica che faceva parte dell'immagine da dare, lo stesso che hanno avuto anche altri leader. Per cui a un certo punto si è tolto il ciuffo a banana, si è tolto le giacche stazionate, ha perso 15 kg, è diventato figo, si fa le lampade, che è quello che è avvenuto. Era un'altra roba, era il fatto che il corpo in politica ha un valore simbolico enorme ed è il corpo che abbiamo visto utilizzare da tanti altri, l'ha utilizzato Berlusconi che voleva dare una certa immagine, no? L'ha usata anche Bersani stesso. Torno all'esempio dei famosi manifesti elettorali con le camicie arrotolate, in realtà è l'ultima risorsa dei comunicatori politici di oggi, come la usare l'hashtag comunque. Renzi, siccome crede giustamente nel fatto che la leadership abbia un valore politico, ha usato il proprio corpo esponendolo, la gioventù, il fatto che ci mettesse la faccia, come dicevano dei suoi slogan, lo faccio a viso aperto, era un altro dei suoi slogan, cioè erano tutte cose che, cos'è che comportavano? La centralità del candidato, la centralità della propria persona. Pensate a cosa è stata la Leopolda era una gigantesca macchina scenografica per lui, dove il terminale era il suo discorso pubblico alla fine dei 3 giorni, dove tutte le televisioni e tutti i giornali erano lì per aspettare il discorso di fine mandato, molto da convention, di fine convention, molto da convention americana. Era qualcosa che ha a che vedere, come si chiama, come per tornare alle parole di prima, con la microfisica del potere. Cioè, è qualcosa che Vendola userebbe questa parola narrazione, no? Renzi usa un'altra roba, usa lo storytelling, usa il racconto, usa il fatto che ci sono tutta una serie di parole associate a quello che si è. Se si fosse presentato come rottamatore uno che apparteneva alla storia politica precedente, vi cito di nuovo il caso di Livorno, perché il caso di Livorno, lo sfidante dell'ingegnere aerospaziale, era un giovane quarantenne, e poi in realtà si è giovane fino a 50 anni in Italia, questa è un'anomalia tutta nostra, si spera sia anche questa. Vabbè, non male, mica tanto, perché così ci applicano i contratti di apprendistato, diciamo così. Questa non è buona. Questo giovane candidato appartenente però a un altro filone culturale ha provato a fare il rottamatore e non gli è riuscito perché apparteneva a un'altra storia politica.
cioè ora non voglio dire che l'abito fa il monaco e l'età fa il monaco, però aiuta, diciamo così, aiuta a non aver fatto parte di una certa storia politica. In questo c'è una bio-leadership. In questo, ora prima usavi la parola provinciale, l'ho usata io, ma non volevo spiegarla questa cosa, perché fa parte del tema. Anch'io faccio parte della provincia, quindi non è che stavo offendendo me stesso, lo usavo in senso tecnico. Cioè, e qui si ritorna alla cosa dell'antiromano. Renzi è cresciuto in un paese e quelli che lo contornano, Luca Lotti, Maria Elena Boschi, fanno parte della stessa storia. Uno viene da Montelupo Fiorentino, che è della provincia di Firenze, un altro viene dalla Laterina, che è in provincia d'Arezzo. Guardate, questo secondo me è utile per capire che cos'è Renzi. È utile perché la metafisica del paese natio, la metafisica del paese di provincia, da cui vieni, dove sei nato, in cui sei cresciuto e non facevi parte della storia politica italiana come invece aveva fatto parte Veltroni, perché Veltroni è nato a Roma, ha vissuto nella capitale, aveva un padre ingombrante, ha fatto parte di un certo gruppo politico-culturale. Renzi tutta questa roba non ce l'ha, non c'ha quella famosa sovrastruttura, non ha. Da questo punto di vista i padri non ce li aveva, se li è dovuti creare per ammazzarli. Perché non facevano, aveva un'altra cosa, aveva altri riferimenti, certo, aveva anche lui la sua storia che affondava in altre radici, Zaccagnini, di cui prese il soprannome quando faceva il direttore del settimanale Scout, firmandosi Zac, veniva da lì. Però non aveva da rendere conto a troppa gente e se lo poteva permettere di arrivare a Roma e fare il marziano e dire, come ha fatto quando è arrivato in Senato, ve lo ricordate, per chiedere la fiducia, con una certa anche baldanza e arroganza: questa è l'ultima volta che un Senato darà la fiducia a un Presidente del Consiglio. E non si rivolgete, erano i tacchini di Natale, i famosi tacchini di Natale, che dovevano votare il voto e poi saranno sgozzati, per tornare alla domanda iniziale, a Machiavelli. Se lo poteva permettere. Così come adesso si può permettere di dire che le feste dell'unità si devono chiamare feste dell'unità. L'avesse fatto Bersani, Renzi stesso gli sarebbe saltato al collo, gli avrebbe detto: ah, sei il solito vetero comunista, come ti permetti? Arriva Renzi e dice le feste dell'unità devono chiamarsi feste dell'unità, e se lo poteva permettere. Renzi ha portato i PD in PSE, un'altra roba strana se pensate qual è la sua storia, e se lo poteva permettere, perché se l'avesse fatto Bersani e D'Alema, e tra l'altro vi invito a guardare le facce, ci sono ancora le foto e i filmati di quando Renzi al congresso, c'ha tutte le fortune Renzi, gli capitano, è Presidente del Consiglio quando c'è il semestre europeo, è segretario di PD quando il PD decide di entrare nel PSE e il congresso è a Roma, cioè situazioni migliori di queste non ci sono. E vi invito a guardare le facce di D'Alema e Veltroni, che avevano sperato tutta la vita, insomma, per un pezzo della loro vita di fare quella cosa, cioè di portare i PD in PSE, e si trovano il ragazzino, tra virgolette, The Boy, appunto, che viene da un'altra storia politica e porta il partito in quello che loro volevano fare. Cioè. Nel libro tu riporti, nelle prime pagine del libro, un editoriale di Luca Sofri, no? Sì. Tratto dal Post. Ve lo leggo perché è molto bello, tra l'altro, e fa un po' il ritratto degli italiani, no? Degli italiani sotto Berlusconi, diciamo, e degli italiani che hanno un po' accompagnato l'ascesa di Renzi, no? Il problema sono gli italiani, scrive Sofri, una sbrigativa semplificazione che però allude sensatamente a un paese in cui prevale il bene della propria famiglia, cosca, campanile, pianerottolo, individuo singolo, corporazione, in cui prevale il cercare di fregare sempre il prossimo, in cui della comunità non gliene frega niente a nessuno, in cui prevale il disincanto e la diffidenza nei confronti dello Stato e degli altri, in cui è coltivato ed esaltato il male del proprio nemico e persino la costruzione apposita di un proprio nemico per poterne volere il male, in cui niente viene ricondotto a un percorso lungo di ragionevolezza e progetto ambizioso, e tutto a una ricerca immediata di piccoli risultaticchi, in cui una scorciatoia è sempre un'opportunità, mai un danno per qualcun altro o un cattivo esempio. Un paese in cui il libero esercizio della democrazia manda al governo Silvio Berlusconi, elegge Scilipoti, consegna un terzo dei voti a quelli dei microchip. Un paese in cui la dirigenza politica che lo rappresenta ha
che lo rappresenta come tratti prevalenti la mediocrità umana e intellettuale, l'interesse privato e l'incapacità di capire il mondo e i tempi, ed è stata eletta grazie alla qualità dell'informazione e consapevolezza degli elettori, un paese in cui il problema non è di certo Enrico Letta né la sua sostituzione oggi, piuttosto che tra 6 mesi. Ecco, la domanda è questa: la vera leadership in questo paese è adattarsi a ciò che siamo e farlo fino in fondo? Perché sembra questo, cioè Berlusconi si è adattato a questo, Renzi sembra adattarsi a questo. Ora, no, questo me la sento di dirlo, perché Sofri scrive questo editoriale nei giorni convulsi della famosa staffetta, no? Poi è un modo un po' ipocrita di dire ciao, cioè Renzi ciao a Letta, e quindi descrive quello in cui certe volte siamo bravi gli italiani, cioè non sempre, non tutti, però per generalizzare sempre, vado per a cazzotto come si dice, cioè nel privilegiare quello che è più urgente in quel momento, nel voltare le spalle come già altre volte l'abbiamo fatto. C'è stato un momento in cui bisognava essere montiani perché c'era bisogno della credibilità europea o del rigore, c'era bisogno di essere lettiani quando c'era bisogno di un governo autorevole, rigoroso ma politico, e adesso sono tutti renziani perché c'era bisogno di essere renziani. L'adagiarsi di quella roba là poteva lasciare presagire questo, cioè il fatto che Renzi si adagia a un gruppo di persone che adesso lo sostengono, al fatto che siamo bravi o dovremmo essere bravi nel pugnare le persone quando ce n'è bisogno di farlo, di approfittarsi di qualcuno in difficoltà, non penso sia stato questo. Penso che in realtà l'origine culturale, antropologica, almeno mi auguro, perché sennò da questo punto di vista sarebbe una delusione, dovrebbe essere diversa. Cioè Renzi machiavellicamente sa che in virtù di una ragione politica e pratica si deve, per perseguire un obiettivo si deve fare un percorso, che è anche quello che gli rinfaccia Sofri, però per fare qualcos'altro, cioè non so se è eterogenesi dei fini, però è qualcosa, perché in realtà dovrebbe avvenire casualmente se fosse eterogenesi dei fini, penso che qui in realtà il discorso sia molto chiaro. Penso che questa cosa nasca per fare altro, per arrivare ad altro, almeno me lo spero, cioè le premesse sono simili, ma le conclusioni dovrebbero essere diverse. Però per vedere i risultati di questo bisognerà aspettare qualche mese. Da questo punto di vista non ci vedo affinità con la vicenda berlusconiana, anche perché insomma, ne riparliamo tra 20 anni. No, ora, questo significa, non lo so se ne riparliamo fra 20 anni. L'unica cosa che mi auspico è che dopo aver spaccato un paese in berlusconiani e anti-berlusconiani, non ci spacchiamo per i prossimi 20 anni in renziani e anti-renziani. Questo sarebbe abbastanza triste anche dal punto di vista culturale, perché la cosa a cui abbiamo assistito negli ultimi anni in politica, nel giornalismo, non è che ci abbia fatto crescere molto questo. Ci sono domande? Allora, un secondo, c'è un microfono, un gelato? No. Allora, alzi la voce. Davide, volevo chiederle, sì, dove che conosce molto bene la storia e la biografia di Renzi, sì, secondo lei, diceva prima, vediamo dove vuole arrivare, il fatto che parli di Stati Uniti d'Europa, secondo lei, perché ambisce ad arrivare ad essere presidente dei futuri Stati Uniti d'Europa? Beh, in effetti, dopo aver detto Enrico stai sereno, c'era soltanto Obama stai sereno, ammesso non si voglia candidare alla presidenza degli Stati Uniti, potrebbe anche, conoscendo l'ambizione giusta del personaggio. Però questa cosa è interessante, perché ora uno dei motivi per capire Renzi è quando ogni tanto butta là delle cose, no? Renzi lo fa perché è una tecnica comunicativa interessante, quella dei famosi ballon del sé, no? Cioè faccio un'intervista, butto sui giornali qualcosa, vedo che reazione hanno, se è una cosa che riceve una valanga di dico sono stato mal interpretato, oppure arriva qualche mese, tanto l'Italia ha una memoria storica di 3 ore, quindi chi se ne frega. Però questa cosa, siccome ogni tanto la dice spesso, io penso anche ultimamente l'ha detta anche con la Merkel. Allora,
A parte il fatto che probabilmente sarebbe giusto fare una roba del genere, perché... Però è una roba molto complicata. Però per rispondere brevemente alla domanda, sì, penso che quella è una cosa a cui lui pensi, penso che sia una cosa però di quelle... il sogno... Anche perché... Poi naturalmente... Scusi, no. Anche perché precedentemente ha detto io non farò il Presidente del Consiglio a vita, farò qualcos'altro. Sì, ora in quel caso aveva detto che poi voleva andare a fare il presentatore, ve lo ricordate, ora sto scherzando, no, l'ha detto lui. Ora, però questa cosa è vera, naturalmente lavorerebbe per creare una roba del genere, non so quanti anni ci vogliano, però figuriamoci se dopo averla costruita lui non dice, scusate. Ora, naturalmente, faccio un punto, in Italia questa cosa che è successa è avvenuta anche perché la classe dirigente intorno a lui, diciamo così, l'ha aiutato, perché io non so quale sia il dilemma tedesco o il dilemma francese che possa anche creare qualche macerie su cui lui possa correre, perché in Germania ci sarà un dilemma, cioè la Merkel non è propriamente Cooperlo, va bene, cioè, è quello che succede negli anche questo si diceva in realtà anche un po' di tempo fa dei francesi, ora Hollande, fra quello che le è capitato anche come partito, tutto può succedere. La cosa che è successa adesso e che può aiutarlo è questo famoso 40%, che non è che può essere però adesso la cosa per giustificare tutto su cui ci si aggrappa per i prossimi anni, però quel percorso lì è possibile. Ce l'hai in testa, Davide? Sì, sì, sì. Degli Stati Uniti d'Europa, perché continuamente ci ritorna. Sì, sì, ma c'è anche in testa se stesso, non è che lo costruisce per qualcun altro. Altre domande? La signora in fondo. La domanda è perché mi consente di dire due cose. Parto dalla fine sui consiglieri, perché Renzi si dice one man show e one man band, cioè c'è lui, ma sapete come è fatto il governo è una giunta Renzi, no? Nel senso, a parte Padoan che non gliel'ha voluto lui, l'ha voluto Napolitano, il resto. Allora, questa cosa dei consiglieri è una grande domanda, perché per esempio da Empoli, che citavo prima, dovrebbe avere questo ruolo qua, cioè di consigliarlo su tutta una serie di cose che Renzi non vede, che riguardano la cultura, che riguardano il turismo. Questo lavoro doveva farlo anche il Del Rio, però Del Rio è già caduto in disgrazia, come si legge da qualche giorno sui giornali, perché non pare sia sempre a Palazzo Chigi, ma l'avete più visto, l'avete più sentito parlare, no. E ora non voglio dire che ha fatto la fine dei signori di prima. Penso però
che questa cosa gli servirà, che se non l'ha costruita in questi primi mesi, perché un po' di giorni ormai Renzi è a Palazzo Chigi, se passa altro tempo difficilmente potrà essere recuperata, perché di questi temi qua non è che si può far lasciare troppo tempo nell'epoca della rapidità. Non so neanche però quanto nell'agenda, la famosa agenda renziana, la cultura sia al centro, e questo un po' mi dispiace. Questo lo vedremo. Io dico do sempre i limiti dei 6 mesi, perché penso che sia quello più ravvicinato per cercare di valutare quello che sta facendo questo governo. Penso che se la cultura è quello che dice Franceschini quando è andato l'altro giorno o tempo fa e ha detto che, perché la cultura non è soltanto il nostro turismo, il paesaggio e quello che abbiamo costruito negli anni, lui se n'è andato e ha detto che la televisione ha fatto più danni di tanto altro e nessuno legge più per colpa della televisione. Si potrebbe ricordare che Franceschini è uno che scrive libri e che forse anche lui qualche danno l'ha fatto, no? Con i suoi libri. Quindi su questo però non sì, proprio ora l'ho fatto il renziano anch'io, cioè sfigolando. Posso dire una cosa? Scusi, l'ho interrotto. No, per dire se queste persone sono poi effettivamente decine o ispirano davvero, perché sì. Questa cultura uguale economia, penso che ormai ce la siamo messi in testa tutti. Perché dai risultati non mi pare. Il fatto che il valore del prodotto italiano sia così importante, l'artigianato di qualità, la produzione del cemento possa essere la differenza rispetto alla Cina o altri paesi che altrimenti ci vengono anche la testa, sia ormai un'equazione che se non è entrata in testa non c'entra davvero più. Il risultato del prodotto interno molto continua. Sì. Questo ce l'ho presente. No, non so se Farinetti è stato uno dei suoi consiglieri, non so se lo consiglia ancora. Devo dire la verità su Farinetti. Chi si propone come il cantore d'Italia Nuova e come Farinetti si propone, paga 8 euro all'ora ai suoi dipendenti e li perquisisce alla fine dei turni. A me questa cosa non piace, devo dire la verità. Quella delle perquisizioni l'ha detto, ci sono dipendenti che rubano, va bene. Però anche questo fa parte della cultura che vogliamo introdurre nel mercato del lavoro. Se paghiamo 8 euro all'ora i nostri le persone che lavorano, forse. Abbiamo tempo per un'altra domanda. Cioè. No, allora David, chiudiamo qua. David Allegranti, De Boi, Matteo Renzi e il cambiamento dell'Italia, Marsilio. Il libro lo trovate al banchetto in fondo, l'autore è disponibile per il firmacopie, un bel libro, ne vale veramente la pena, quantomeno poi tra 20 anni, vediamo sì. Se ci avevi ragione oppure no. E grazie ai volontari di Caffeina. Questo è l'ultimo giorno del festival, chi vuole può diventare socio della fondazione, lo può fare o direttamente in fondazione in via Valle Piatta 1A oppure direttamente a Piazza del Comune presso l'Infopoint. È importante diventare soci della fondazione perché quello che vedete viene fatto, diciamo, prevalentemente senza finanziamenti pubblici, giocando in particolar modo con sponsorizzazioni e con tesseramenti. Quindi aderire alla fondazione significa anche metterci un po' del proprio per portare avanti questo festival che, come anche quest'anno avete visto, gioca un ruolo molto importante nella vita e nell'economia viterbese. Grazie a tutti, buona serata e vi invito a vedere il film su Pedro Selli, 10:30, Piazza del Ginnasio.